essere o non essere. Questo è il problema. Se è più nobile per l'anima sopportare gli oltraggi, i dardi della fortuna avversa, o prendere le armi contro un mare di guai e combattendo annientarli, morire, dormire, nulla di più, e con il sonno mettere fine alle angosce e alle migliaia di offese innate che eredita la carne. Questa è la conclusione che bisogna augurarsi con devozione. Morire, dormire, dormire, sognare, forse? Sì, è qui l'impedimento, perché nel sonno della morte quali sogni possiamo fare se ci siamo liberati dal tumulto della vita mortale? Su questo dobbiamo riflettere. È questo il pensiero che concede alla sofferenza una vita tanto lunga. Chi mai sopporterebbe le sferzate, gli insulti del mondo, l'ingiustizia dell'oppressore, l'ingiuria del superbo, le sofferenze dell'amore non corrisposto, gli indugi della legge, l'insolenza dei potenti e gli scherni che il meritevole riceve dagli indegni, se potesse liberare se stesso con un semplice pugnale? Chi porterebbe questi fardelli imprecando e sudando sotto il peso della vita? Se non ci spaventasse cosa c'è dopo la morte, quella terra inesplorata da cui nessun viaggiatore è mai tornato, che paralizza la volontà e ci fa sopportare i mali che abbiamo, invece di volare verso quelli che non conosciamo. Così la coscienza ci rende tutti codardi, il colorito naturale della virsolutezza diventa malsano con la pallida cera del pensiero, e imprese di grande valore e importanza per questo deviano dal loro corso e perdono il nome d'azione. Zitto, zitto ora. Ecco la bella Ofelia, ninfa delle tue preghiere. Ricorda tutti i miei peccati. Questo è ancora il programma, però ancora il programma che direi che l'applauso è piaciuto a tutti, no?